Bentornati Divine Divine sul mio canale. Oggi ci occupiamo della lettura dell'energia della settimana dal 23 di ottobre al 29 di ottobre. E come sempre individuiamo maschile e femminile non per separare, ma appunto per individuare le varie energie. Quindi se ancora non mi seguite, c'è qualcuno di nuovo, sappiate che è una lettura che individua le due energie, soprattutto rivolta alle fiamme gemelle, ma per tutti i tipi di relazione. Quindi se sentite risuonare queste parole che vi dico, chiaramente anche se non siete fiamme gemelle, quello che vi risuona sarà per voi. Quello che non vi risuona vi invito proprio a non trattenerlo, ecco, non pensate oddio non me la sento quindi sarà così, no, se ve la sentite che è rivolto a voi, come dire, ecco, lo sapevo che questa cosa risuona dentro di me, la riconosci che è per te, chiaramente va a dare un messaggio, ecco, importante. Allora andiamo a vedere che cosa sta accadendo. Io faccio più riferimento magari alle fiamme gemelle, ma sappiate che se non siete fiamme gemelle, come dicevo prima, tutto può risuonare anche per voi. E andiamo a vedere cosa sta accadendo in questo periodo. Allora, queste le teniamo, sono cadute. Okay. Allora, come sempre ricordo, come ultimamente ricordo, non seguiamo più un iter di energetico come è stato fino al mese scorso, ecco, fino a settembre, eccetera, ma da adesso le energie, lo ripeto per chi ovviamente non mi segue, comunque non mi ha ancora seguito, mi segue da poco, le energie possono cambiare da un secondo all'altro, nel senso che tutto può avvenire, non è più come se seguissimo una sorta di linea temporale, ma siamo sul passaggio da una linea temporale all'altra, quindi il lavoro che viene fatto di punto in bianco potrà portare dei cambiamenti che non vi aspettate, chiaramente però dovete averci lavorato, ecco. Non succede nulla per chi è rimasto stagnante senza dover lavorare, si aspetta che i cambiamenti arrivino da fuori, ecco, però se ci avete lavorato ovviamente le cose potrebbero cambiare da un momento all'altro, quindi vedete che ci sono situazioni che di volta in volta, senza seguire un iter temporale, proprio perché ormai la situazione, diciamo, la dimensione del tempo si sta alterando, sappiamo che siamo veramente a un passaggio fondamentale della vibrazione della terra, del collettivo e dell'individuo, quindi ecco, da un momento all'altro quello che state creando può creare, diciamo, può manifestare dei cambiamenti anche improvvisi. Quindi non, allora aspetta, queste due sono uscite, questa la terrei di, perché è uscita anche lei, la prendiamo, quindi no, ecco, non pensiate ah ecco io però è poco tempo che lavoro a questa cosa, il tempo ormai, ecco, ha cambiato proprio la sua, diciamo, non la sua essenza, perché laddove viene considerato esiste ancora, noi se usciamo dalla dinamica del tempo, se entriamo nelle dinamiche dell'animo, usciamo dalla dinamica del tempo, il tempo in un certo senso ovviamente non comincia a non esistere più, manifestiamo ciò a cui diamo attenzione, quindi attenzione che qui chiaramente per chi ha fatto un cammino, diciamo, abbastanza lungo con le mie stese o anche individualmente, capirà che cosa sto dicendo, ecco, per altri magari si aspettano ancora che i cambiamenti avvengano dall'altra parte, dal proprio maschile o dal femminile, se siete dei maschili, e chiaramente vuol dire che lì c'è ancora un bel po' di lavoro da fare, ecco, il lavoro è interiore e i cambiamenti avvengono da dentro, e la nostra realtà è lo specchio di quello che nutriamo dentro di noi, quindi questo è, diciamo, la cosa fondamentale. Si parla sempre di energia, l'energia interiore crea la vostra realtà. Allora, vediamo un po'. Quindi se fino a settembre abbiamo fatto delle letture che avevano una sorta di conseguenzialità, no? nel lavoro e nella manifestazione, ora ogni lettura è a sé,
Quindi, come vi risuona? Ok, se non vi risuona non importa, evidentemente gli angeli ci stanno mandando diciamo dei messaggi su delle energie che possono essere utili a chi le riceve, sentirà vibrare dentro di sé. Quindi, se non le sentite vibrare, chiaramente, non fate parte di quelle, diciamo, energie che sono rivolte a voi, ecco, che vengono lette e che sono ritenute dagli angeli importanti nell'essere proprio anche qui verbalizzate, perché a volte proprio basta poco per avere, non so, una sorta di comprensione, illuminazione, ecco. E quindi potrebbe essere proprio attraverso queste letture che qualcosa in più si viene a comprenderci, possa essere una comprensione più profonda. Allora, anche qui troppe. Ok. Perciò se vedete che alcune situazioni non sono sono un po' eterogenee, no? Diverse da quelle che possono essere state le letture precedenti, sappiate che appunto ogni stesa ormai è a sé. Quindi non c'è più l'altra volta abbiamo fatto questo, quindi si procede perché questo è un procedere a livello temporale. Ormai non lo facciamo più, quindi ogni stesa è a sé. Prendete quello che risuona. Ecco, questo voglio dirlo, voglio specificare perché troppo spesso a volte magari ti dicono ma questa cosa avevi detto l'altra volta che, quindi non c'è più, siamo tornati indietro. No, semplicemente ognuno si riconosce, se si riconosce, se non si riconosce, amen. Ok? Sono messaggi ormai, diciamo, più a livello del momento e non più di un iter, un processo di lavoro. Ok. Ok, allora vediamo solo un po' se... Vabbè, sì, tanto poi man mano che vengono fuori ve le faccio vedere. Allora, vediamo un po'. La carta dell'amore, una per il maschile, una per il femminile. Ah, eccola qua, si è girata. Perfetto. La porta tra i mondi. Allora, ne mettiamo una generale. Ecco, vedi che oggi arrivano delle indicazioni diverse un po' così dal solito. Quella sarà un arcano generale di tutti e due e uno per ciascuna energia. Allora, questa. E vediamo quali possono essere i blocchi per il maschile e i blocchi per il femminile, oppure energie da liberare o da realizzare, per esempio, da sbloccare. Voilà. Allora, procediamo immediatamente con questo maschile, vediamo un po' queste energie dal 23 al 29. Allora. Ok, allora qua mi stanno dicendo che c'è una grandissima, c'è fuoco, c'è fuoco, il fuoco però è un fuoco non più così, allora, il maschile è in una situazione sia di fuoco, di comprensione e quindi che si apre a miracoli, guardatelo qua, e anche situazioni che sta portando a termine definitivamente. Qua c'è il bouquet, il bouquet che, come dico sempre, è un oracolo che ci parla della fine definitiva di una situazione per poter ricominciare una nuova fase di vita. Quindi qua ci sono situazioni di blocchi che vengono portati a equilibrio e vengono portati a termine con un lavoro enorme. Qua il maschile sta facendo un lavoro enorme, se ancora lo vedete un po' chiuso in se stesso, se ancora, ecco, lo vedete preoccupato, è perché sta facendo un lavoro di chiusura importantissima, sta facendo un po' come se facessero miracoli, attenzione, sta facendo dei veri e propri miracoli. Chiaramente prendetela con le pinze, nel senso che le fiamme gemelle fanno veramente dei lavori titanici su se stessi e quindi è un qualcosa di più, diciamo, profondo e animico.
altri tipi di relazione lo stanno facendo in maniera ovviamente diversa, perché le relazioni, io dico sempre, la situazione a vibrazioni diverse è la stessa, ma le relazioni sono completamente diverse, quindi non posso dire sono una fiamma gemella oppure sono un'anima gemella oppure sono in situazione karmica, no, sono due cose diverse, sono tre cose diverse completamente. Però ecco, il fatto che siamo, diciamo, noi il creatore della nostra realtà e la realtà sia uno specchio della nostra energia interiore, questo lo è per tutti i tipi di relazione, quindi diciamo che la relazione con cui vi rispecchiate, in cui vi rispecchiate, è proprio lo specchio effettivamente di ciò che state nutrendo. Se siete in una situazione di anima gemella è perché avete già raggiunto, diciamo, delle vibrazioni animiche profonde. Chi è in una situazione di fiamma gemella sta veramente andando all'apoteosi dell'amore, ma con una grandissima con un grandissimo lavoro su di sé. Chi è in una situazione karmica sta effettivamente facendo le sue evoluzioni, sta raggiungendo i suoi equilibri, ovviamente nella vibrazione in cui è, quindi nella situazione del karma, sta sciogliendo karma, sta evolvendo, è ancora in una situazione magari di vibrazione un pochettino più materica, però ecco, anche la sua importanza. Quindi non è che se siete in una situazione karmica, quando mi dite nei registri akashici io sono una fiamma gemella, sono sicura di essere una fiamma gemella, poi comunque non è così, perché molto spesso la mente ci illude in un certo senso, vorrebbe, ma magari se è proprio una relazione karmica, allora me ne cerco un altro. No, è esattamente la relazione che ti serve in questo momento, se è arrivata per te, ha una lezione da darti, è la relazione perfetta per te, che poi tu ne desideri una a un livello più profondo, certo, ma ci devi arrivare. Se io voglio essere una fiamma gemella, devo entrare nell'allineamento dell'anima, devo essere prima di avere una fiamma gemella, devo essere una vibrazione animica che mi può portare, e quindi una vibrazione alta, perché mi può portare all'amore incondizionato. Non ci si arriva così, ci si arriva nel corso di tantissime vite in cui si lavora, ci si innalza vibrazionalmente. Se io voglio una relazione di anima gemella, devo essere nella vibrazione dell'anima, perché se no non potrò avere una relazione di anima gemella. Se vibro con il karma, chiaramente la relazione che potrò avere non sarà un'anima gemella o una fiamma gemella, ma sarà una relazione karmica. Sebbene ovviamente le fiamme gemelle, per esempio, abbiano molto karma insieme, ma ha una vibrazione diversa, perché ha uno sbocco sull'amore incondizionato, mentre chi è magari ancora proprio imprigionato nel karma e non ha ancora, diciamo raggiunto un allineamento all'anima che permette di fare quel salto dal karma alle situazioni d'amore più profondo, chiaramente non potrà che avere relazioni karmiche. Però attenzione, che non è un giudizio, è semplicemente essere. Non è che va bene o non va bene, sei, punto. Io sono, punto. Quello che sei è quello, è quello che sei. Non c'è giudizio di sorta, ma chiaramente devi fare un lavoro interiore. E quindi qua si sta proprio quello che si sta lanciando nel gioco dell'amore, sta sentendo l'amore, sta sciogliendo quelli che possono essere delle situazioni karmiche, sta seguendo il suo fuoco, sta equilibrando anche il suo fuoco, il fuoco dell'anima, lo sta scoprendo, ma sta anche cercando di equilibrare quelle che sono il fuoco delle ferite, quindi sta cambiando, portando a termine tante situazioni, sta diventando la farfalla, lavorando sulle sue emozioni e dicendo di sì alle situazioni in cui si trova. Quindi c'è una sorta di accoglimento proprio delle vibrazioni di tutto ciò che accade, e quindi sta facendo veramente dei passi da gigante. Allora, poi scusate se parlo abbastanza rapidamente, però ecco, il tempo che abbiamo a disposizione non è tantissimo, quindi cerco di dare il più possibile. Poi magari se volete ve lo riascoltate un po' di volte. Allora sì, sta sentendo le stelle, si sta affidando alle stelle, sta sentendo che c'è qualcosa veramente al di fuori della norma tra di voi, sta riconoscendo la straordinarietà di questa relazione e sta equilibrando quelle che possono essere le situazioni in cui si trova, che sono situazioni in cui il maschile difficilmente si ritrova. Il maschile ha difficoltà a gestire tutto ciò che appunto non è materia, ma ci sta già arrivando, sta diventando consapevole di tutto ciò che è il, guardate anche qua, tutto ciò che è oltre la materia, però è qualcosa in cui si trova ancora un po' inesperto, quindi si sta un po' barcamenando, ma sta agendo concretamente, perché quello che prova per voi è proprio amore, il desiderio di materializzare. Quindi sa che deve andare a guarire le sue ferite, sa che deve entrare
dell'anima, laddove ci siete voi e vi riconosce, e sa di essere pronto a fare un cambiamento importantissimo. Quindi ecco, è proprio qua, cioè sei pronto per la manifestazione, per creare che cosa? L'incontro fisico con la propria fiamma, che riconosce appunto dentro di sé. E guardate un po', nell'evoluzione abbiamo proprio la liberazione che può essere magari non quella definitiva, ma salire quel famoso gradino di cui parlo spesso, anche perché mi stanno dicendo qua gli angeli che il maschile si sarà liberato di una delle profonde ferite su cui ha lavorato ultimamente, che è proprio quella che sta portando a termine, si sta affidando per portare a termine una ferita di tradimento. Probabilmente è una persona che nella sua vita ha avuto a che fare col tradimento, ho subito, ma ricordatevi che tanto è dentro di sé, la ferita di tradimento sta dentro di noi. Quando noi tradiamo noi stessi, noi manifestiamo nella realtà delle situazioni di tradimento. Quindi ha gestito, si sarà liberato, perché qua mi parla proprio di una liberazione e anche proprio dell'entrare a sciogliere compassionevolmente questa ferita di tradimento. Quindi ha fatto un lavoro pazzesco, si sta proprio liberando per entrare in unione con la sua fiamma. Sta uscendo dalle dinamiche del tempo, guardatelo un po', diventa padrone del tempo. Perché? Perché sta entrando nelle dinamiche dell'anima, si sta trasformando, ha capito che le sue ferite sono un messaggio che l'anima manda per poter evolvere, e se ne sta occupando lì, ascoltare e imparare, sta ascoltando le sue ferite e sa che le può guarire dal di dentro. Quindi qua è un maschile che sta facendo miracoli, E guardate qua, rottura, qua sta rompendo tutti gli schemi, sta rompendo quello che è diciamo degli schemi del passato, del karma. Qua sta entrando nel suo potere, sta rilasciando il passato. Guardate qua anche il fuoco, sta equilibrando il suo fuoco, sta portando quella che è l'equilibrio e l'armonia tra cielo e terra, e sta creando quello che è la dinamica di un nuovo inizio. Quindi anche qui un maschile che sta lavorando, si sta occupando concretamente dei suoi blocchi e si sta occupando di mettere in materia quello che prova per la sua fiamma o per appunto la sua amata, se siete anime gemelle o situazioni karmiche. Il nuovo inizio arriva perché sta affrontando il passato, e quindi un maschile che fa miracoli. Vediamo un po', questa la guardiamo al fondo, alla fine, e vediamo un po' che cosa ci dicono qui. Allora, il femminile si sta occupando delle sue ferite riguardo alle relazioni, sta cominciando qualcosa di nuovo riguardo alle relazioni, sta lavorando sul centro del cuore, sta compiendo cambiamenti importanti per quanto riguarda quella che è l'affettività, sta affrontando delle ferite che sono ancora sul valore personale, sul desiderio non corrisposto. Attenzione che qua mi parla ancora di una ferita sul valore personale, non pensare di essere diciamo desiderata tanto quanto lei desidera il suo maschile. Ecco, però ne sta uscendo, sta lavorando sulle sue maschere e sta raccogliendo i frutti del suo duro lavoro. Quindi ecco, siamo in un processo di guarigione, vedete come ci si rispecchia. Effettivamente sono in equilibrio, maschile e femminile sono in equilibrio. Lavorate ancora tanto sulla guarigione del proprio valore personale, che è sempre accompagnato da delle ferite, attenzione, o ferite di tradimento o di abbandono o di rifiuto, soprattutto queste, ma ecco anche ingiustizia, anche tutte quelle che possono essere appunto le ferite e umiliazione. Ma ecco, c'è tanto ancora non sentirsi o meritevoli o come dire, sì è vero, sono in gamba, sono fatto questo, però il fatto che lui ancora non si mostri a me, quindi ancora si dipende, attenzione, dall'altro, non mi sento abbastanza amata. Quindi penso che effettivamente alla fine lui non mi ami tanto quanto lo amo io, ma questo è ancora... ecco, io faccio sempre riferimento a quello che era la canzone di Battiato, un centro di gravità permanente. Il centro di gravità permanente siamo noi. Se
che non mi faccia cambiare idea sulle cose, sulla gente. Cosa vuol dire? Che se tu hai una stabilità tua interiore, il fatto che l'altra persona faccia o non faccia qualcosa non va a influire sul tuo valore, sul tuo sentire, sulle tue emozioni. Certo, ti può magari dire: oh caspita, come mai io sto facendo questa cosa e ancora non ho riscontrato questo, cosa ancora devo andare a cosa mi sta comunicando questa cosa. Ecco, ascoltarsi molto, ma non giudicare l'altro e non dipendere. La nostra vita non deve dipendere dal qualcosa che viene fatto o non fatto al di fuori di noi, che sia fiamma o meno. Ecco, il centro di gravità permanente è proprio quello, la solidità e l'equilibrio interiore che crea l'unione interiore, ed è proprio quello che dobbiamo raggiungere, la pace, diciamo, delle emozioni. Che porta a, diciamo, sia in un processo proprio di degestazione di quella che è la materialità dell'unione. Guardate, no? Un'unione che viene preparata nella sua manifestazione. E ecco, il femminile qui è a un bivio nella ricerca e nell'amore di se stessa, quindi ancora c'è da scegliere noi stessi. Attenzione che qua le fiamme in questo periodo, e ve lo stanno confermando appunto alcune delle situazioni che seguo privatamente, che effettivamente siete a un momento in cui è necessario o il distacco, ma il distacco dalla dipendenza, quindi non dal no, non ti amo più, me ne vado a cercare un altro. No, questo non è distacco, questo è scappare, questo è correre, essere una cosa ancora nella fase del correre. Ma ok, so che cosa siamo, so esattamente che tu sei me, quindi ti lascio il tempo e il tuo spazio per poter gestire le tue cose, mentre io metto a posto tutte le cose ancora che in me sono disequilibrate, tipo il valore personale, alcune maschere che possono essere ancora delle ferite da equilibrare. E quindi stai entrando, è un po' come se fosse un bivio in cui deve scegliere la gioia che cos'è? Centrarsi su di sé e mantenere quell'amore meraviglioso, distaccarsi da quella che è la visione, avere una visione dell'aquila sulle cose, degli schemi, delle credenze, ciò che è condiviso, no, a livello del 3D, e andare a connettersi con se stessi, con l'anima, con la terra, quindi andare a creare proprio un centro, creare un centro di gravità dentro di sé, permanente. Significa che non è che un po' sì e un po' no, no, è permanente. E quindi sei proprio in un cammino di comprensione, di illuminazione, di accettazione totale di tutto ciò che l'universo ci manda. Il femminile sta per materializzare il potere superiore, quindi questo amore superiore, questo qui è proprio il bivio della materializzazione della coppia o no. Ecco, attenzione che ci possono essere ancora delle situazioni che verranno fuori riguardo delle paure e delle inibizioni che vanno trasformate, bisogna cambiare pelle, imparare la lezione e quindi andare a farsi ispirare dall'anima per muoversi nel mondo, nel mondo e nella situazione di coppia. Ecco, ci sono ancora un pochino di ferite di cui la femminile deve fare ancora conto, soprattutto sul valore personale, perché anche qui paure e inibizioni, mi parla proprio di un valore personale che ancora va incrementato con l'amore di se stessi. Quindi il femminile deve ancora imparare ad amare se stessa, deve ancora andare a fidarsi alla sua luna, preveggenza, sapere che anche se non vede, sa. Questa è la preveggenza, è fidarsi della propria anima. Il femminile ancora nel processo proprio di amore per se stessa. Ecco, ci sono ancora un po' delle situazioni di poco amore e di poco valore di sé. Ecco, guardate, qua mi stanno dicendo le due carte generali che ho tirato fuori, proprio il viaggio interiore, siamo sia il femminile che il maschile nel completamento di un viaggio interiore verso quella che è l'unione, l'armonia, e questo che è il maschile che si addormenta tra le braccia del femminile. È il tempo di fare un sonnellino, nel momento in cui avete portato a termine il vostro lavoro, il viaggio interiore, allora c'è addormentarsi tra le braccia della propria amata, del proprio amato, e quindi andare a creare quest'unione in cui ci si può finalmente rilassare, non dormire, perché non sarà sicuramente un qualcosa che ci farà addormentare, qualcosa di noioso, ma qualcosa di assolutamente libero da tutti i pesi, le ferite, le paure, del karma. Quindi ci si sta liberando del karma, stiamo facendo un passaggio fondamentale. Il maschile sta facendo miracoli, il femminile sta guarendo se stesso, e quindi deve imparare ad amare ancora di più se stessa. Allora, divine, io vi ringrazio della vostra attenzione, come sempre un abbraccio e a presto.